Benvenuti a questa nuova puntata di Prasunel, il podcast Prase, e oggi siamo qui, prima giornata di ISE, live dallo stand Midwich con Samuele Apostoli. Samuele Apostoli che è Market Developer Manager del Sud Europa per Shure. Benvenuto Samuele. Grazie Sofia, ciao a tutti. E iniziamo scusandoci perché ovviamente per chi riuscirà a vedere il video di questa registrazione abbiamo un Samuele molto imbarazzato. Ahimè, stiamo usando dei microfoni della concorrenza, ma siamo molto sportivi, per cui diciamo sportivi. Possiamo continuare, scusateci per l'audio che magari non sarà... Ma quando si è in un gruppo così numeroso come il nostro non si riesce mai ad accontentare tutti, fin qua. Però ammetto che nello stand per i podcast dello scorso anno erano tutti Shure MV7. È vero, è successo qualcosa? No, è che ogni anno bisogna testare. Ah, okay, E poi sappiamo che Shure insomma non ci lascia mai a bocca asciutta con le novità, infatti ho un po' paura di questo podcast, perché poi fra l'altro Samuele recentemente adesso è responsabile per l'Italia, noi parliamo dell'Italia ma poi sono molte le aree che vai a coprire, sia del canale System che del canale Pro. Esatto. Vogliamo iniziare? Ma partiamo un po' dal fatto che sostanzialmente abbiamo il mio ruolo, diciamo che include anche la parte Pro oggi, quindi lo sviluppo non è più diciamo relegato solo al System, ma comprende un po' tutte le aree in cui lavoriamo, per cui è importante anche per cogliere opportunità che sono sempre più cross vertical, no? Un certo punto di vista. È cambiato molto il mercato dopo il Covid, cioè questa divisione che prima era molto più esatto, perché vediamo comunque integratori che magari fanno anche broadcast, vediamo comunque rental company che fanno sempre più installazioni, quindi diciamo è sempre più importante abbattere le barriere, no? Per permettere comunque ai nostri clienti di poter parlare con noi, no? di tutto quello di cui hanno bisogno fondamentalmente. Ma i minuti sono pochi, passiamo alle novità. Sì. Allora, partiamo col fatto che devo dire che quest'anno Shure si è presentata ad ISE con tantissime novità, e quindi non abbiamo tutto il tempo per descriverle, no? Scegliene un paio, le più significative. Diciamo che il prodotto che dal mio punto di vista è stato più interessante e ha attratto di più anche il pubblico è un sistema wireless all in one che si chiama Microflex Next 2. Ok. Che sostanzialmente comprende un sistema radio con due trasmettitori, un access point, la docking station di ricarica e un processore audio che permette di fare da hub, no? Per altri dispositivi di sala, per cui connessione USB al PC, ci permette sostanzialmente di rendere per esempio un'aula didattica tradizionale in aula ibrida. E se non sbaglio, adesso mi puoi anche picchiare, ricarica le batterie, giusto? È un caricabatterie, quindi è un sistema proprio all in one, quindi andiamo a presentare un prodotto unico nel mercato e quindi insomma diamo sempre valore tecnologico, no? Alle nostre soluzioni per i nostri clienti, per i nostri integratori o per chi insomma i nostri clienti finali. Per cui... Hai parlato molto di classi, vabbè, immaginiamo le università, non so te ma io mi ricordo gli anni dell'università, c'erano queste valigette rosse e non c'era volta che non chiamassero il tecnico perché il microfono non funzionava, e poi quando ho avuto occasione per un case studies di intervistare i tecnici della mia università, fatto sta mi dicevano non ci sono più le valigette perché i professori si portavano via il microfono, sparivano. Ecco, qui noi abbiamo per esempio messo un Kensington Lock, questo dispositivo, quindi si può fissare alla scrivania del docente o magari al mobile delle videoconferenze, perché ovviamente si adatta anche a sale di videoconferenze. Okay. Quindi anche pubblica amministrazione o applicazioni corpo. Assolutamente sì, quindi molto interessante. Poi abbiamo espanso ancora la linea MXA, quindi con un nuovo microfono da soffitto più economico, più piccolo, e quindi ci darà magari Avete accesso... presentato qualche tempo fa il 902, che 902, era un all-in-one. 902, all-in-one con speaker integrato, adesso abbiamo sempre da soffitto. Abbiamo appena presentato oggi il 901, quindi è il più piccolo della gamma ceiling, quindi da soffitto,
che ci permetterà anche di essere più competitivi con i nostri concorrenti. Completare sempre la più... dal 910 al 920 comunque diciamo che è ben presente su tutti esatto, i mercati, diciamo che ci dà grandi soddisfazioni, quindi continuiamo adesso a, anche a per aggiungere... applicazioni magari che hanno dei budget più ridotti, ma non dico proprio low budget perché non siamo diciamo un brand strettamente economico, ma diciamo che possiamo accontentare magari più situazioni, più clienti. Dall'altro lato, diciamo, abbiamo presentato un prodotto molto interessante che è l'SLXD5, quindi è chiamato anche SLXD Portable per i mercati broadcast ENG di medio livello. Quindi continuate ad ampliare quella che è l'innovazione verso comunque un ambito di utilizzo più broadcast che vi ha visto. Direi anche content creator, no? Nel senso che oggi viviamo, siamo molto ormai verso le piattaforme come Netflix, Twitch fa dei numeri importantissimi, quindi diciamo che andiamo YouTube. Verso la creazione, verso i creatori di contenuti e quindi professionali. Con un prodotto esatto con un prodotto che ha delle caratteristiche interessanti, insomma adesso non entro nei dettagli tecnici, però potrete poi trovarli sul nostro sito perché è già pubblicato, poi di là daremo tutte le indicazioni esatto o per chi è qui in fiera magari passa nei prossimi giorni. Ovvio. Insomma fino a venerdì siamo piantati allo siete stand. Tutti wireless tranne le persone quelle sono lì ti ho interrotto, parlavi no del stavo portable. Pensando che altro, ecco una cosa invece che fondamentale per il futuro di Shure, abbiamo presentato una piattaforma che si chiama Shure Cloud. Ok. Che è veramente una prima è trasversale, perché è una piattaforma che permetterà a chiunque, quindi dal sistema integrato alla rental companies o all'end user che compra il nostro prodotto, diciamo per scopo personale, di poterlo monitorare da remoto, quindi via cloud, quindi andremo sempre di più verso questa direzione in cui si può monitorare da remoto, si possono poi fare degli aggiustamenti, per esempio andremo ad aggiungere sempre più funzionalità, quindi insomma questo è un po' per arrivare a portare anche l'audio verso un futuro più IoT, più connesso. E diciamo che Shure forse prima di tanti altri si è mossa a colmare quel divario che c'è stato sempre tradizionalmente nel nostro settore fra audio, video e IT. Sì. Quindi avete veramente fatto dei passi molto importanti negli ultimi anni, abbiamo visto tantissime novità che vanno proprio anche semplicemente a creare dei prodotti che un IT manager o comunque qualcuno che gestisce anche un ambiente corporate possa comprendere e possa poter anche gestire abbastanza facilmente senza poi andare a togliere minimamente la qualità. Assolutamente di sì, anche perché io penso, proprio per riassumere, che diciamo siamo un'azienda che ha delle forti radici nell'audio, anche se in realtà tutti gli effetti forse oggi non siamo più un'azienda audio, no? Siamo un'azienda tecnologica. Okay, quindi questo secondo me è anche stimolante perché non, diciamo guardiamo al passato ma siamo proiettati molto sul futuro, quindi insomma ne vedremo delle belle nei prossimi mesi e anni. Diciamo che il sistema è arrivato un po' fra gli ultimi adesso, tutte le novità che ci hai illustrato sono in un mondo broadcast di Soundfield che in ogni caso non è mai stato magari il core di Shure. Shure è sempre stato molto sui palchi, chiaro, è il microfono più sul live che più sul live. Adesso invece ci siamo visti precedentemente anche fuori da questa occasione e si vede come anche nel mondo delle ripresa cinematografica il Shure sia veramente riconosciuto. Devo dire che in pochissimo tempo, grazie a Axient e anche Prada, ha fatto un lavoro incredibile in Italia. Ma se non c'è la qualità si fa poco. Ci vogliono sempre le persone e i prodotti giusti. Però abbiamo, diciamo, oggi siamo entrati a gamba tesa nel broadcast di alto livello, dove chiaramente c'erano altri brand molto prima di noi. E l'SLXD Portable va a completare una gamma verso una fascia di mercato più ampia da un certo punto di vista, perché non sono i broadcaster nazionali, ma sono tutti quelli che creano contenuti dagli spot pubblicitari alla moda, piuttosto che insomma quel tipo di contenuto più veloce. Però ci permetterà di farci conoscere nel mondo broadcast, no?
un po' più mainstream. Uscire un po' dal professionale, no? Perché Shure è sempre stato sicuramente sinonimo di prodotto professionale, però magari lontano dal prosumer, no? Assolutamente, sì. Quella fascia per cui un brand è conosciuto magari fra i neofiti, diciamo così, o chi proprio non ne capisce nulla, poi riconosce lo identifica come qualità. Samuele, ti devo fermare perché abbiamo finito i minuti, ma sicuramente trovate già tutto disponibile sul sito, vuoi dirlo tu? Sì, sul nostro sito shure.it. Esatto. Trovate tutte le novità che stiamo presentando, che abbiamo presentato oggi qui a Dise. Saranno disponibili ovviamente nei prossimi mesi, alcune prima, altre diciamo un po' più in là, ma comunque insomma nei prossimi, entro metà anno dovremmo avere tutte più le novità tutto. Che abbiamo presentato oggi. E poi io vi rimando sul sito Prase, dove ovviamente siamo in stretto contatto, direi proprio quotidiano, e quindi trovate tutti gli aggiornamenti e anche tanti appuntamenti che ci saranno sicuramente nel corso dell'anno, come ci sono sempre, con tante occasioni per venire anche a testare queste novità. O comunque poi Samuele è sempre disponibile, assolutamente, adesso assolutamente. Ha tanti paesi belli da visitare, ma sicuramente il cuore sempre in Italia. Samuele, e dove vivo. Ringrazio te Sofia, Prase e Midwich Group per l'invito, che insomma, è stato anche divertente insomma fare qualcosa di nuovo, cosa. Ci proviamo. Grazie Samuele, e per chi fosse ancora Ise, mi raccomando passate a trovarci e a provare a toccare con mano tutte queste novità. Grazie Samuele. Grazie a te Sofia.